alla settima giornata, dopo ovviamente le prime due, che erano a punteggio pieno a 6 punti, la Polisportiva Palermiti raggiunge in testa alla classifica l'Amatorio Le Castella a 19 punti. Vittoria per il Palermiti in trasferta contro il Real Cotronei per 4-1 nell'anticipo di sabato. Pareggio invece fuori casa per l'Amatorio Le Castella, quello che poteva essere giustamente certamente una sorta di derby, contro la New Sporting di Crotone, 1-1 è il risultato finale. E quindi, come dicevamo, per la squadra di Maurizio D'Amico arriva il primo posto in classifica, in coabitazione appunto con quella squadra che fino adesso aveva vinto tutte le proprie partite, 6 vittorie, 18 punti, e adesso invece, come il Palermiti che è stato fermato al Sersale per 1-1, anche Le Castella viene fermato a Crotone per 1-1. Andiamo nel dettaglio delle singole partite. Possiamo dire che il Palermiti ha fatto una bellissima gara in uno dei campi abbastanza difficili e complicati di questo girone C di seconda categoria, quella Real Cotronè, che è una delle squadre che ha uno dei migliori attacchi. Adesso attualmente sono a pari punti, 19 gol segnati entrambe le compagini, Palermiti e Cotronè. Ma il Palermiti non ha avuto assolutamente nessun problema, si era portato sul 3-0 e deve ringraziare particolarmente il suo bomber capocannoniere del campionato, Fabio Marino, che ancora una volta con una tripletta manda in paradiso si fa per dire ovviamente, sportivamente parlando, la compagine del presidente Truglia. È da segnalare che è molto bello è stato anche il terzo gol, quello che al 95esimo ha chiuso la gara dopo che Garofolo aveva accorciato le distanze dopo la doppietta sempre di Marino, il gol di Agresta, e poi Marino ha chiuso ancora di nuovo la gara. Una partita difficile, complicata, maschia, perché il Real Cotronè non ci stava assolutamente a perdere in casa contro la Polisportiva Palermiti, e poi alla fine tutti, diciamo, maschia per quanto è stato in campo, però molto sportività, molta bella accoglienza da parte, un complimento davvero da fare ai dirigenti del Real Cotronè. Sul resto del fronte segnaliamo la vittoria dell'Academy Girifalco dopo la sconfitta di domenica scorsa proprio a Palermiti, 3-2 contro il Real Cropani, con i gol di Conidi, Commisso e Vonella, appunto per quanto riguarda, chiedo scusa, la doppietta di Vonella e Conidi per quanto riguarda l'Academy Girifalco, e i gol di Commisso e Donnini per la Real Cropani. Però questa è arrivata l'ultima, è arrivata di Donnini al 90esimo, e quindi non è stato più sufficiente, non ha consentito al Real Cropani di poter quantomeno riprendere il pareggio. Vince anche la Marne sul Real Gianò, i gol di Laugelli e De Vito, 2-0, e vince ancora la Sersalese 5-0 contro la Nuova Valle. Sersalese che torna in terza posizione in classifica, raggiungendo il Petronà che è stato fermato 1-1 a Torre Melissa. Ha fatto tutto a Moruso per questa partita, ha segnato prima il gol del vantaggio del Torre Melissa, poi un'autoreta dello stesso Amoruso ha portato l'1-1 finale. Quindi un Torre Melissa che quantomeno nelle partite interne, nelle gare interne, dimostra di avere una buona posizione in classifica e può mantenere la sua settima posizione a 9 punti. Dicevamo delle altre squadre, quindi lo Schelleggiano nell'anticipo di sabato batte per 3-0 lo Sporting Cacuri che rimane ultima in classifica a 2 punti, e qui la situazione è abbastanza complicata per alcune squadre, anche se pensate che dai 2 punti dello Sporting Cacuri ai 9-10 diciamo del Real Cotronè ci sono appena 8 punti, e le altre sono in testa alla classifica dai 19 delle due capoliste Palermiti e Le Castella fino ai 14 di Sersalese e Petronà e ai 13 dell'Academy Girifalco. Queste 5 fanno parte del lotto dei playoff, e allora vedremo, visto che c'è stato l'abbinamento in testa alla classifica, come proseguirà questo campionato in attesa di quello che il calendario ha voluto riservare, ultima giornata di campionato, proprio lo scontro diretto tra Polisportiva Palermiti e Amatori Le Castella.